Un altro aspetto è l'urgenza di una transizione verde che sia concreta, pragmatica, sostenibile ed efficace. Per troppo tempo abbiamo affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell'ambiente e del cambiamento climatico. Le conseguenze sono sempre nefaste, come ho potuto constatare con grande tristezza visitando il Rio Grande do Sul. Se vogliamo lasciare alle future generazioni un pianeta dove l'umanità possa vivere e prosperare in pace, dovremo compiere tutti insieme progressi decisivi verso un sistema di vita ecocompatibile. Guardiamo con interesse, con grande interesse, alle iniziative che nell'ultimo biennio il Brasile ha rinnovato in una logica di contrasto ai cambiamenti climatici e di tutela dei numerosi biomi naturali presenti nel Paese. Anche l'Italia, insieme agli altri Stati membri dell'Unione Europea, è fortemente impegnata nella lotta al cambiamento climatico, favorendo la transizione energetica verso fonti sostenibili e rinnovabili, nonché attraverso un utilizzo più efficiente e circolare delle risorse. È una responsabilità collettiva che non può prevedere gradi diversi di impegno tra i Paesi.